Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati in questo ultimo video. Oggi sono tre, ma in realtà dovrebbero essere sempre due perché il tempo intorno alla mia vita stringe sempre di più. Quindi penso che da domani continuerò sulla linea di un video la mattina, quindi segnatevelo, un bel video la mattina presto, così ci prendiamo un caffè insieme, magari 6:30, 7, dipende da quello, dipende da quando esco di casa. Cerco di stare comunque su un orario di quelli in cui siete lì che prendete il caffè, così vi guardate anche il video la mattina, vi do qualche notizia fresca fresca e vi aiuto a svegliarvi. E poi vediamo, di massima mezzogiorno alle 5, se proprio c'è qualcosa di urgente poi ne facciamo qualcuno in più, insomma. Però sicuramente l'appuntamento la mattina ci sarà e lo faremo molto molto presto insieme. Detto questo, stamattina vi ho parlato del discorso dello showman Criscitiello, del discorso intorno alle AO che è ingarbugliato. C'è troppo casino intorno a sto ragazzo, fra multe e mica multe. Cavolo, il giocatore più incasinato da non prendercelo noi, per carità, benvenga con tutto quello che ci sta dando, però se solo la situazione fosse stata un pochino più leggera sarebbe stata cosa buona e giusta. È per quello che io spero che si risolva questa cosa prima possibile, anche se i milioni di euro che girano intorno a questa situazione sono veramente tanti, e quando ci sono così tanti soldi in ballo non è mai troppo facile sgarbugliare la matassa. Questo lo sapete anche voi, inutile che ve lo dico. Quindi speriamo che si risolva presto, perché Leao è un giocatore fondamentale. In questo momento il Milan è Leao-centrico, possiamo definirlo, no? Perché il Milan gira intorno a Leao, che per certi versi può essere un bene, ma per tanti altri non lo è, perché è una squadra che gira intorno a un giocatore solo, e quando questo giocatore non gioca o non c'è, non gira bene, è preoccupante. Ci vogliono un pochino più leader, insomma, nella squadra, più giocatori trainanti, ecco. In questo momento Leao però è colui che traina il Milan in senso buono. Speriamo che la situazione si risolva, perché così può diventare veramente imbarazzante, così rischia di diventare imbarazzante, perché l'unica soluzione in questo momento che vedo, come vi ho già detto, è un contratto ponte, un rinnovo ponte che faccia stare tranquillo più il Milan e più anche il giocatore, insomma, in attesa di qualche risvolto. Però intanto il Milan, in attesa di qualche risvolto, chiude finalmente un colpo importante. Oggi il video ovviamente sarà più breve perché ne ho già fatti due, quindi vi dico molto sontuosamente quello che sono riuscito a carpire nelle ultime ore e ve lo riporto. Poi domani mattina magari vi do notizie un pochino più importanti. Il Milan chiude finalmente, dopo che ve ne ho parlato mesi fa, per il portiere 2005 Raveir, scrive con la Y, no? Un portiere giovane, ma già dalle grandi doti di cui se ne parla molto molto bene in Francia. Sarà un secondo Maignan? Nel senso, non il secondo Maignan, ma un altro colpo azzeccato come Maignan? Io spero di sì, onestamente. È chiaro che Sportello e Raveir non esclude Sportello, entrambi vengono presi. Sportello è stato preso come svincolato, e lo stesso contratto viene fatto anche a Raveir, che va via dal Saint-Étienne e si accaserà al Milan. Quindi c'è una bozza, c'è un accordo fra il Milan e Raveir, e sarà un portiere del Milan. Presumibilmente partirà e sarà della primavera inizialmente, poi, visto le sue doti di cui parlano tantissimo bene, non si esclude il fatto che possa diventare un giocatore della prima squadra nel prossimo futuro, anche perché Maignan è molto giovane, però dietro alle spalle in questo momento avrebbe solo Sportiello quando arriverà, che non è proprio di primo pelo. Poi ci ricordiamoci che c'è anche il famoso Vasquez, molto giovane, ma rimane comunque un oggetto misterioso, preso e mai fatto giocare, addirittura risulta quasi sempre negli infortunati, e non so cosa abbia, cosa non abbia, non ne capisco sinceramente il motivo. Però intanto aspettiamo come si svolgerà questa situazione. Ripeto, a me preoccupa sicuramente la situazione di Leao, però intanto mi godo questo nuovo giocatore che viene bloccato. Non è granché, questo lo sappiamo, ma è un tassello in più in questo Milan, perché ripeto, questo giocatore ne parlano come veramente un baby prodigio, come un grande grande futuro portiere. È un 2005, ovviamente è giovanissimo, ha 18 anni circa più o meno, e a noi servono giovani talenti, ma ovviamente servono anche dei veterani, dei senatori che sappiano affiancare e aiutare questi giovani ragazzi.
Intanto il Milan del futuro lo stiamo costruendo e questo è importantissimo, aspettando d'altra parte che si formerà questo famoso Milan Next Generation, quello di cui ho parlato qualche settimana fa, in cui si prospetta la formazione delle squadre B, come c'è già la Juve sapete che ha la Juve Next Generation, bene, ci sarà anche, molto probabilmente anche il Milan, pare che si stia lavorando intorno a questa cosa, e la cosa mi rende molto felice perché i vivai e le squadre B secondo me sono fondamentali, soprattutto in questo periodo di magra, in cui i soldi non ce ne sono, e se devo andare a pescare ciò che tanto per in giro, pesco dei miei vivai, che sono sicuro, quello quasi sempre sicuro, di quello che pesco. Fatemi sapere cosa ne pensate, intanto ragazzi vi auguro buon proseguimento di giornata, sempre comunque Forza Milan, noi ci sentiamo domani mattina e adieu!